Credevo che il re fosse più affezionato al duca di Albany che al Cornovaglia. Anche a noi era sembrato, ma adesso nella divisione del regno non appare chiaro quale dei duchi egli stimi di più, perché le parti sono state fatte con tale equilibrio che per quanto si consideri non si può vedere una preferenza per l'uno o per l'altro. Non è questo vostro figlio, signor mio? Sono il responsabile della sua nascita, signore, ed ho tante volte arrossito nel riconoscerlo che il mio volto è ormai divenuto di bronzo a questo riguardo. Non so concepire. La madre di questo giovanotto invece seppe farlo molto bene, così che vide poi arrotondarlesi il grembo ed ebbe un figlio nella culla prima che un marito nel letto. Subodorati il peccato adesso. Non potrei desiderare che non fosse stato commesso, visto che ha dato un così bel frutto. Ho anche un figlio legittimo, signore, maggiore a questo di qualche anno, ma non a me più caro. Sebbene questo birbante abbia fatto il suo ingresso nel mondo piuttosto sfacciatamente prima di esserci chiamato, sua madre era molto bella e il fabbricarlo fu molto piacevole. Dovete dunque riconoscere questo figlio di buona donna. Conoscete questo gentiluomo, Edmondo? No, signore. È il signore di Kent. Ricordatelo d'ora innanzi come un mio onorevole amico. Servo di vostra signoria. Vi avrò molto caro e cercherò di conoscervi meglio. Farò di tutto per meritarlo. È stato lontano per 9 anni e sta per partire nuovamente. Ma viene il re.
Credevo che il re fosse più affezionato al duca di Albany che al Cornovaglia. Anche a noi era sembrato, ma adesso nella divisione del regno non appare chiaro quale dei duchi egli stimi di più, perché le parti sono state fatte con tale equilibrio che per quanto si consideri non si può vedere una preferenza per l'uno o per l'altro. Non è questo vostro figlio, signor mio? Sono il responsabile della sua nascita, signore, ed ho tante volte arrossito nel riconoscerlo che il mio volto è ormai divenuto di bronzo a questo riguardo. Non so concepire. La madre di questo giovanotto invece seppe farlo molto bene, così che vide poi arrotondarlesi il grembo, ed ebbe un figlio nella culla prima che un marito nel letto. Subodorati il peccato adesso? Non potrei desiderare che non fosse stato commesso, visto che ha dato un così bel frutto. Ho anche un figlio legittimo, signore, maggiore a questo di qualche anno, ma non a me più caro. Sebbene questo birbante abbia fatto il suo ingresso nel mondo piuttosto sfacciatamente prima di esserci chiamato, sua madre era molto bella e il fabbricarlo fu molto piacevole. Dovetti dunque riconoscere questo figlio di buona donna. Conoscete questo gentiluomo, Edmondo? No, signore. È il signore di Kent. Ricordatelo d'ora innanzi come un mio onorevole amico. Servo di vostra signoria. Vi avrò molto caro e cercherò di conoscervi meglio. Farò di tutto per meritarlo. È stato lontano per 9 anni e sta per partire nuovamente. Ma viene il re. Gloucester, andate a ricevere i sovrani di Francia e di Borgogna. Vi comunicheremo frattanto quello che abbiamo intimamente deciso. Datemi la mappa. Sappiate che abbiamo diviso il nostro regno in 3 parti. È nostra precisa intenzione liberare la nostra vecchiaia dal peso delle cure e degli affari pubblici per affidarlo a più giovani forze, mentre noi, più leggeri, ci avvieremo lentamente verso la tomba. Cornovaglia, figlio mio, e voi, Albany, figlio non meno affettuoso, abbiamo stabilito di assegnare oggi pubblicamente la dote a ognuna delle nostre figlie, così da prevenire fin da ora future discordie. I principi di Francia e di Borgogna, rivali illustri nell'amore per la nostra figlia più giovane, già da tempo dimorano nella nostra corte, dove il cuore li trattiene, e bisogna dar loro una risposta. Figlie mie, poiché intendiamo liberarci da ogni diritto sovrano, di ogni potestà di territorio, di ogni cura di Stato, ditemi, quale di voi mi ama di più? Noi verseremo più largamente la nostra benedizione laddove il naturale affetto più la richiami. Con Erilla, nostra primogenita, parla tu per prima. Da questa linea a questa, con ombrose foreste e ricche campagne, fecondi fiumi e sconfinate praterie, noi ti facciamo signore. Appartenga in perpetuo alla discendenza tua e di Ali. Ai tuoi rimanga in perpetua eredità questo ampio terzo del nostro bel regno, non inferiore per estensione, valore e bellezza a quello che ho concesso a Gonerilla. Ed ora, tu che sei stata la nostra ultima gioia, ma non la minore, e il cui giovane amore è conteso dalle vigne di Francia e dal latte di Borgogna, che cosa potrai dire per ottenere una terza parte ancora più ricca di quella delle tue sorelle?
così. La tua sincerità sia dunque la tua dote, perché per la sacra luce del sole, per i misteri di Ecate e della notte, per tutti i moti dei globi celesti che dirigono la nostra vita e la nostra morte, io ripudio in questo momento ogni cura paterna, ogni vincolo di sangue, e da ora ti ritengo per sempre straniera a me e al mio cuore. Il barbaro scito, quello stesso che sazia la fame divorando i propri figli, saranno vicini al mio cuore e vi troveranno tanta pietà e aiuto quanto te, che fosti un tempo mia figlia. Mio buon signore, silenzio, Kent! Non metterti fra il drago e la sua rabbia. Io l'amavo profondamente. Pensavo di affidare alle sue dolci cure la mia vecchiaia. Ia di qui, togliti dalla mia vista. E così mi dia pace la tomba. Com'è vero che io ritiro in questo momento da lei il mio cuore di padre. Augusto Lear, che io ho sempre onorato come mio re, amato come mio padre, seguito come mio signore, a cui mi sono rivolto nelle mie preghiere come al mio sommo protettore. L'arco è piegato, la corda è tesa. Evita lo strale. Fallo pure scoccare, anche se la punta mi si dovesse infiggere nel cuore. Kent è rude quanto Lear è folle. Che cosa vuoi fare, vecchio? Credi che il dovere abbia paura di parlare quando il potere cede all'adulazione? L'onore deve parlare con franchezza, allorché la maestà cade nella follia. Conserva il tuo potere e con più saggio giudizio trattieni questa vergognosa avventatezza. Metto la mia testa come pegno di quel che dico. La tua figlia più giovane non è quella che ti ama di meno. Non è vuoto un cuore i cui accenti sommessi non risuonano falsi. Kent, per la tua vita, non una parola di più. Ho sempre considerato la mia vita solo come un pegno da gettare in faccia ai tuoi nemici e non avrò mai paura di perderla pur di salvarti. Via dalla mia vista! Cerca di veder meglio, Lear, e lascia che io rimanga a sostegno della tua vista. Per Apollo! Il re di Francia. Olà, chi si muove dunque? Si chiama il Borgogna. Cornovaglia e Albany, prendetevi con la dote delle mie due figlie anche questo ultimo terzo. L'orgoglio, che costei chiama sincerità, sia il suo sposo. Io vi investo entrambi del mio potere, della mia dignità sovrana e di tutti i privilegi che sono congiunti al trono. Noi stessi, con 100 cavalieri che ci riserviamo e che saranno da voi mantenuti, verremo ad abitare di mese in mese, a turno, presso l'uno o l'altro di voi. Manteniamo solo il nome di re e gli onori che vi si collegano. Ma l'autorità, i redditi e tutte le incombenze, miei cari figli, li cediamo a voi. Giorni ti sono concessi per provvederti di che far fronte al bisogno della vita. Al sesto volgerai al nostro regno le tue odiose spalle, e se nel decimo giorno la tua persona messa al bando fosse trovata entro i nostri confini, quel momento stesso sarà la tua morte. Va via, che per Giove questa sentenza non sarà revocata. Addio, re. Poiché tu vuoi apparire tale, la libertà è lungi di qui. E qui è il vero esilio. Giovinetta, gli dei ti accolgano nella loro benigna protezione. Tu pensi giustamente e hai saggiamente parlato.
Le vostre azioni possono corrispondere all'enfasi dei vostri discorsi e buoni effetti possono scaturire dalle vostre parole di amore. Così, o principi, Kent vi dice addio. In nuove contrade egli va a condurre i suoi vecchi giorni. Signore, mi ha risposto chiaro e tondo che non ne aveva voglia. Non ne aveva voglia. Mio signore, non ne so la ragione, ma a mio parere Vostra Altezza non è più trattata con quel rispettoso affetto a cui era abituata. La cortesia diminuisce evidentemente ogni giorno più, non solo nella servitù, ma anche nel duca stesso e in vostra figlia. Ah, tu lo credi? Mio signore, vi prego di perdonarmi se non mi inganno, ma il dovere mi impone di parlare quando mi sembra di vedere offesa l'altezza vostra. Tu non fai che ricordarmi una cosa a cui avevo già pensato. Negli ultimi tempi mi sono accorto di una singolare negligenza, ma mi ero rimproverato come di una mia eccessiva suscettibilità, piuttosto che giudicarla una voluta e premeditata scortesia. Voglio vederci meglio. Degenere, non ti darò più fastidio. Mi resta ancora una figlia. Abominevole avvoltoio, tu menti. Il mio seguito è fatto di uomini scelti e dotati che conoscono tutti i loro doveri e rispettano in tutto la dignità del loro nome. Oh, lievissimo fallo di Cordelia, quanto turpe mi apparisti allora, e come una tanaglia strappasti i miei affetti dalla loro sede naturale, togliesti ogni tenerezza al mio cuore per sostituirvi fiele. Oh, Lir, 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 batti a questa porta che lascia entrare la follia e uscire il senno. Su, su, presto, genti mie, tenebre inferno. Sellate i miei cavalli, radunate le mie genti. Thank you.
cielo pietoso, fa che non impazzisca. No, snaturate streghe, io prenderò su di voi una tale vendetta che tutto il mondo dovrà. Farò tali cose che... non so ancora quel che farò, ma sarà tale da sbigottire la terra. Credete che voglia piangere? No, non piangerò mai. Avrei grande motivo di piangere, ma questo cuore si infrangerà in mille pezzi prima che io versi una lacrima. Oh, mio buon pazzo, io divento folle. Oh!
Sta lottando con gli elementi infuriati. Comanda ai venti di inabissare la terra nel mare o di sollevare le spire delle onde sul tutto, in modo che tutto si sconvolga e si annienti. Si strappa i bianchi capelli che i venti impetuosi scompongono nella loro cieca furia e disperdono. Schernisce nel suo piccolo mondo di uomo la lotta del vento e della tempesta. In questa notte, in cui l'orsa succhiata dei suoi orsacchiotti si rintana nel covo, e i lupi e i leoni, per quanto affamati, cercano di tenere i loro veli all'asciutto, egli corre a capo scoperto, imprecando l'estrema rovina. Io non vi ho mai dato un regno,
Non vi ho mai chiamato figliuoli. Non mi dovete obbedienza, voi. Sfogate dunque su di me il vostro orribile talento. Eccomi qui, schiavo vostro. Povero vecchio infermo, debole e disprezzato. Ma no, no, io posso chiamarvi vili ministri, voi che avete unito a due figli infami le vostre battaglie generate negli alti cieli contro un capo vecchio e canuto come il mio. Rovesciatevi cateratte e uragani, fino a che non abbiano sommerso i campanili e i comignoli e annegati i galli che vi stanno in cima. Fuochi sulfurei, rapidi come il pensiero, annunziatori della folgore che abbatte le querce, bruciate i miei capelli bianchi. Tuono che tutto sconvolgi, schiaccia la spessa rotondità di quest'orbe, spezza gli stampi della natura, disperdi a un tratto tutti i germi che danno vita all'uomo ingrato. Venti, fino a farvi scoppiare le gote. Soffiate, infuriate, rovesciatevi cateratte e uragani, fino a che non abbiano sommerso i campanili e i comignoli e annegati i galli che vi stanno in cima. Fuochi sulfurei, rapidi come il pensiero, annunziatori della folgore che abbatte le querce, bruciate i miei capelli bianchi. Tuono che tutto sconvolgi, schiaccia la spessa rotondità di quest'orbe, spezza gli stampi della natura, disperdi a un tratto tutti i germi che danno vita all'uomo ingrato.
Se io avessi le vostre lingue e i vostri occhi, vorrei urlare e piangere fino a spezzare le volte dei cieli. L'ho perduta per sempre. Io so quando uno è morto e quando vive. È fredda come terra. Datemi uno specchio. Se il suo respiro l'offusca o l'appanna, ebbene, è ancora in vita. La peste su di voi, assassini, traditori tutti. Avrei potuto salvarla, ed ora l'ho perduta per sempre. Cordelia. Cordelia, rimani solo un poco. Ah, che cosa hai detto? Ah, la sua voce era sempre così dolce, così gentile e mite. La cosa più bella in una donna. Ma io ho ucciso lo schiavo che ti soffocava. La mia povera creatura è stata strangolata. No, 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 non vi è più vita in lei. Perché un cane, un cavallo, un topo devono aver vita? E tu, essere priva di respiro, tu non tornerai più. Mai più, mai più, mai più, mai più. Vi prego, scioglietemi questo fermaglio. Grazie, Signore. Ma vedete voi tutto questo?